In questo episodio... È difficile, gli impianti si rompono e i nastri trasportatori si ghiacciano. Ci sta sfuggendo di mano. La squadra di Parker fa il possibile per tenere in piedi l'operazione. Andando avanti ci sono sempre più problemi, ma non abbastanza persone. È saltata la cinghia! Fred Lewis chiede un favore a un vecchio amico. Se succedesse nella nostra concessione, Parker non sarebbe contento. È una lotta continua. Quant'acqua che esce dallo scavo, wow! E Tony Bitz tenta la sorte. Non ci voglio credere. Ci stiamo avvicinando alla fine, ed è il periodo più difficile. Gli impianti si rompono, i nastri trasportatori si ghiacciano, così come le canaline, e siamo tutti esausti. Parker Schnabel sta cercando di recuperare il tempo perduto. Dopo essere partito in ritardo a causa della pandemia, è riuscito comunque ad avvicinarsi a un risultato da record. Ma l'inverno potrebbe arrivare in ogni momento. Dato che Mitch non c'è, siamo a corto di uomini. Mi è molto difficile trovare qualcuno di cui mi fido e che abbia un po' di buon senso. Che dica, oh, c***o, è mattina, devo andare al lavoro. Parker si sta affrettando a finire l'airstrip, uno scavo di 105.000 metri quadri. Rimangono 12.000 metri cubi di terra da trattare. Per via della mancanza di uomini, lui stesso dà una mano per raggiungere l'obiettivo. In questo periodo il meccanico ha molte responsabilità e, dato che Mitch non c'è, è Shane a tenere in piedi la baracca. Ormai la stagione è finita, è quasi fatta, è stata lunga. Nastri trasportatori rotti, tramogge fuori uso, cuscinetti fusi, non ci si annoia. Alla guida della ruspa, l'inesperta Tatiana Costa alimenta Big Red. Questo è stato il mio primo anno su un sito minerario, il primo anno alla guida di macchinari del genere. È tutto nuovo ed emozionante per me. Abbiamo lavorato molti mesi per parecchie ore al giorno, quindi siamo tutti quanti allo stremo delle forze. Quest'anno dobbiamo battere ogni record. Parker è già in cerca di una nuova concessione in Alaska. E negli ultimi anni siamo andati a un ritmo tale che nel giro di pochissimo tempo esauriremo tutta la terra. Ci serve una nuova proprietà, il prima possibile, in modo da garantirci un futuro. Cosa ha la ruspa adesso? Ehi ragazzi, Brennan, non so se riuscite a sentirmi, però la ruspa non funziona più, mi serve aiuto. Che scatole. Mi sa che non ne abbiamo una di riserva. Non so l'entità del danno, ma spero che si risolva in fretta, non c'è tempo da perdere. Shane deve dare un'occhiata. Hanno perso una ruspa e non ce ne sono altre. È l'unica ad alimentare Big Red e finché l'impianto rimane fermo, addio oro. Adesso lo spengo e vado a cercare un ricambio. Ce n'è sempre una. Per ogni ora che l'impianto rimane spento, la squadra di Parker perde quasi $4.000. La ruspa è ferma e deve tornare in funzione il prima possibile. C'è una bella crepa. Forse un bullone è sufficiente. Qui c'è una piccola apertura, ma si vede che la crepa è molto più estesa e sta pure cominciando a perdere aria. A stagione così inoltrata, la squadra non ha raccordi a gomito di riserva per la pompa idraulica. Shane Smith deve improvvisare. Devo saldare un po' di metallo qui per sigillarla. Spero che funzioni.
Beh, adesso ho chiuso la crepa. Mi assicuro che non perda. E torniamo al lavoro. Bene, accendi. Vai. Verde. Dici davvero, c***o? Non è una situazione facile. Non si riesce a vedere la crepa. Dobbiamo smontarlo e ricominciare. Ehi, Shane. Ci sei, Shane? Dimmi tutto. Senti, a che punto siete? Con la ruspa. Dobbiamo tornare al lavoro. Riesci ad aggiustarla in fretta o ci vorrà del tempo? Che dici? Beh, siamo un po' in difficoltà. Non riusciamo a bloccare la perdita. C'è una crepa nel condotto. Dobbiamo smontarlo un'altra volta e riprovare da capo. Non saprei neanche dove trovare i pezzi di ricambio. Oh, no. Ok, beh... Piove sempre sul bagnato. Ora che Mitch non c'è, non so se ci convenga cercare un altro meccanico per la stagione. Ma non possiamo correre da Shane per ogni cosa. Quel poveraccio ormai non si regge più in piedi. Non possiamo permetterci di stare fermi in questo periodo. C'è molto da fare. Perdere tanto tempo per una pompa non fa piacere a nessuno. Finora regge. Mi piace il suono. Secondo me ora è a posto. Si presenta bene. Dopo tutta questa fatica, non mi dispiace starmene qui seduto a tirare leve. Abbiamo finito? Ottimo. Consegniamo la ruspa, accendiamo Big Red e arriviamo alla fine. Giusto. Ben fatto, Taylor. Le 4 ore necessarie alla riparazione hanno fatto perdere alla squadra $15,000. Beh, si ricomincia! Sì, è bello riavere la ruspa. Sono stata ferma quasi in mezzo turno, quindi non vedo l'ora di tornare al lavoro e intascare un po' d'oro a fine giornata. Siamo stati fermi, dovevamo occuparci di qualche riparazione. Lo shaker è andato e abbiamo finito gli scarti. L'impianto di Mike è l'unico acceso. Mancano poche settimane prima che l'inverno dello Yukon interrompa i lavori a Paradise Hill. E il re del Klondike, Tony Bitz, deve ancora estrarre una 20 chili d'oro se vuole raggiungere l'obiettivo di 90. Ormai abbiamo esaurito tutto il super scavo. Mi piacerebbe riuscire a finirlo e a trattare la c***o di terra prima dell'inverno. Di sicuro sarebbe un bel traguardo con cui concludere.